Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. Ogni città del pianeta dispone di luoghi predisposti al riposo eterno. Ma alcuni di questi luoghi diventano qualcosa di più. Qualcosa di molto più terrificante che li invade di leggende e situazioni spiegabili. Quindi preparatevi, perché in Viral Top viaggeremo in alcuni dei luoghi più remoti del mondo alla scoperta di tre inquietanti cimiteri che nascondono un passato inquietante. Buona visione. Situata nello stato messicano del Chiapas, la città di San Juan de Chamula emerge orgogliosa essendo una delle città più uniche e storiche del Messico. La sua popolazione, composta per la maggior parte da indigeni Tzotzil, ha difeso ferocemente la sua terra e non ha mai consentito la sottomissione totale. Si ribellò alla prima dominazione spagnola e poi al governo messicano costituito, riuscendo così a mantenere il proprio sistema di usi e costumi. La chiesa centrale è la sua costruzione più emblematica e al suo interno si celebra un cristianesimo unico mescolato con credenze maya ancestrali. Ma ciò che la porta in questa lista è il suo antichissimo ed inquietante cimitero, costruito alla periferia dell'area urbana della città, intorno l'antica chiesa di San Juan. Quella chiesa versa in uno stato di totale abbandono, perché negli anni 60 il sacerdote che ne aveva cura fu espulso dalla popolazione, a causa di un atto del quale non furono mai forniti dettagli. Intorno ad esso si trovano migliaia di tombe, ma non si tratta di tombe vere e proprie, bensì di una sorta di tumuli di terra che segnano i luoghi dove riposano i resti degli abitanti defunti. E sono contrassegnati da una croce di legno che viene dipinta in base all'età della persona morta. Se una croce è bianca, indica che lì riposa un bambino, se è verde, rappresenta un adulto, e se è nera, indica che sotto riposa una persona anziana. Ma a parte tutto questo, il cimitero viene utilizzato anche da alcuni abitanti del paese, per compiervi alcuni dei loro rituali più oscuri ed inquietanti. Per questo, alcuni abitanti si recano di notte al cimitero e utilizzano le ossa dei corpi più antichi per compiere i loro incantesimi. Ciò ha conferito una misticità unica al luogo, poiché si dice che le anime dei defunti profanati ritornino dall'aldilà e rimangano nel cimitero per garantire che il loro riposo eterno non venga nuovamente interrotto. Per questo la gente del posto chiama il cimitero il luogo delle anime vaganti, ma i riti ancestrali continuano ad essere compiuti in segreto, mantenendo viva questa inquietante leggenda. Nel bel mezzo delle montagne Brotherton, nel Tennessee, si trova il vecchio Stamps Cemetery, meglio conosciuto come il famigerato cimitero delle streghe. Delle numerose tombe che si trovano nel luogo, molte presentano lapidi inquietanti adornate con pentagrammi, disegni di demoni, simboli legati all'oscurantismo che delimitano i luoghi in cui riposano i resti di persone addotte alla stregoneria. La leggenda del cimitero inizia molti anni fa, quando una residente della contea di Putnam
fu trovata mentre eseguiva uno strano rituale in mezzo al bosco. Così, gli abitanti del paese la catturarono e dopo un breve ed improvviso processo fu condannata a morte. Il metodo utilizzato per l'esecuzione fu uno dei più atroci. Era conosciuto come morte per pressione e consisteva nel porre una lastra di legno sull'accusato e sopra, poco a poco, posizionare delle pietre finché il corpo non veniva schiacciato. Successivamente i resti furono collocati nel cimitero di Stamps e la sua tomba fu contrassegnata da una lapide di legno dipinta di nero. La leggenda narra che il fantasma della donna cominciò ad essere visto nel cimitero e che attaccava chiunque incontrasse sul suo cammino, in cerca di vendetta. Così gli abitanti del villaggio dissotterrarono il corpo, lo bruciarono e eseguirono preghiere e riti spirituali, e poi lo seppellirono. Lo posero di nuovo nello stesso luogo e questa volta riempirono la tomba di pietre per impedirgli di scappare. Apparentemente la cosa funzionò, poiché l'apparizione del fantasma della strega smise di essere segnalata. Tuttavia, una strana usanza cominciò a prendere il sopravvento sul posto. Secondo quanto raccontato, le pietre che contenevano il corpo della strega iniziarono ad essere rimosse una ad una da diverse persone che si dedicavano alla stregoneria. Si diceva che ogni pietra doveva essere rimossa da una persona diversa e se la roccia rimossa non veniva utilizzata per qualche rituale, la persona che la rimuoveva era esposta ad una forte maledizione. Leggenda o no, la verità è che a poco sempre più persone venivano al cimitero per portare con sé una pietra ed usarla per fare degli amuleti, o per frantumarla e usarne i resti nelle fontanelle. E questo continuò fino a quando le pietre della tomba della strega si ritirarono integralmente. Da quel momento iniziarono di nuovo ad essere segnalati avvistamenti del fantasma della strega, anche se lei non attacca più le persone, ma si limita a vagare per il luogo indossando una veste nera. Allo stesso modo il cimitero cominciò ad essere desiderato dai praticanti della stregoneria, che scelsero il luogo per il loro riposo eterno. Lì furono portati centinaia e centinaia di streghe e stregoni, anche da altre parti del mondo, perché il loro ultimo desiderio era quello di essere sepolti lì. Quindi, nel corso degli anni, il cimitero era pieno di tombe dove riposano centinaia di seguaci della stregoneria e si guadagnò il soprannome di Cimitero delle Streghe. E ancora oggi, sebbene il cimitero abbia chiuso, continuano ad essere ritrovati resti di falò e persino corpi di animali sacrificati nel mezzo di rituali oscuri. Chiudiamo questa compilation raggiungendo un cimitero con un numero così enorme di leggende da essere conosciuto come l'Isola dei Fantasmi. Si trova in Italia, vicino Venezia, e fu costruito nel 1804, quando fu pubblicato un editto di Napoleone Bonaparte che vietava le sepolture all'interno dei centri urbani. Lo stesso Napoleone, mentre si trovava a Venezia, ordinò che l'isola di San Cristoforo fosse sgombrata per poter costruire il cimitero cittadino. E nel 1836 tutti i cimiteri di Venezia furono sgomberati e tutte le salme furono trasportate sull'isola con le gondole, dove fu istituito il cimitero di San Michele. Il cimitero è bellissimo e ha un'architettura unica adornata con sculture di tale maestosità che hanno fatto sì che il luogo ricevesse il titolo di museo cimiteriale. Tuttavia, ciò che ha reso il luogo più famoso è l'enorme numero di fantasmi che contiene al suo interno. Le persone che lo visitano sono testimoni delle tante ombre che camminano costantemente per il luogo
e degli strani lamenti che si sentono lì. Ma le principali vittime delle apparizioni sono le persone incaricate della cura dello stesso, che devono restare sull'isola ogni notte, condividendo il buio della notte con quelle anime sofferenti. Tutti coloro che lavorano o hanno lavorato lì assicurano che lamenti e singhiozzi sono una costante in tutto il cimitero e che gli avvistamenti di fantasmi si moltiplicano durante la notte, rendendola un'esperienza assolutamente terrificante che pochi sono in grado di sopportare. Il pensiero generale è che questi spiriti appartengono a persone i cui corpi furono dissotterrati dagli antichi cimiteri di Venezia e poi portati sull'isola, poiché ciò non solo ne interruppe il riposo, ma li allontanò anche dalle loro case e famiglie, facendo sì che la desolazione e il sentimento di abbandono si impadronisse delle loro anime e impediscano loro di riposare nuovamente in pace. Quindi, ancora oggi, nonostante molti di questi corpi siano stati rimossi, le anime rimangono sull'isola e vi rimarranno finché non riusciranno a trovare la pace e a proseguire il loro cammino verso l'eternità. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.